Buongiorno a voi. Allora, prima di iniziare l'argomento, di trattare l'argomento di questo video, volevo ancora ricordarvi che tra pochissime ore io sarò a Padova, dove ci sarà questa manifestazione che parte in corteo da Piazza Sartori per poi chiudersi dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, in Prato della Valle, dove ci saranno i vari interventi e, come ho già avuto modo di dirvi, ci sarà anche un mio intervento. Farò come sempre la diretta, sperando che chiaramente funzioni tutto bene, quindi non perdetevi la diretta nel pomeriggio da Padova. Ma veniamo all'argomento di questo video. Ora è fin troppo chiaro che con la scusa della guerra, che chiaramente non può che essere al primo posto per quanto riguarda i nostri pensieri, ma per quanto riguarda anche i media, si sta, non dico dimenticando, ma qualcuno vuol far finta di non vedere che in tutti gli altri paesi l'emergenza Covid è caduta. Di fatto, diciamo, lo è anche in Italia, perché così per magia non c'è più la preoccupazione, ad esempio, degli assembramenti. Ne abbiamo visti tantissimi in questi giorni, senza che qualcuno abbia fatto una minima obiezione. Come vedete, non ci martellano continuamente con i dati, spesso anche dati che non corrispondono esattamente alla verità. Ma c'è soprattutto un dato di estrema preoccupazione. Ora, tra pochissimi giorni, in Francia, il 14 di marzo, sarà tolto totalmente il Green Pass, mentre questo voi sapete che in Italia non succederà neppure dopo il 31 marzo, quando hanno detto che terminerà l'emergenza. Sappiamo che se ne è aperta un'altra fino a fine anno, che è quella della guerra, ma per l'emergenza Covid il tutto dovrebbe finire il 31 marzo. Allora, voi comprendete che è di difficile comprensione capire perché si debba andare avanti con il Green Pass, se non esiste più questa emergenza. E io ormai ho quello che è più di un sospetto, che sia semplicemente un atteggiamento vessatorio da parte di questo governo nei confronti degli italiani che legittimamente hanno deciso di non vaccinarsi. E attenzione, ve ne dico una di più che pochi stanno sottolineando, ed è una cosa che io avevo ampiamente previsto: che tantissimi italiani che per vari motivi avevano deciso di fare le prime due dosi, la terza non la faranno. E lo vediamo dai numeri. Io ho sempre detto una cosa, che ero pronto a fare una scommessa, che mai saremo arrivati all'86%, che era il dato per quanto riguarda la seconda dose, escluso la fascia di età under 12, e che sicuramente saremmo stati più bassi, non sapevo di quanto. Allora, i dati di oggi ci dicono che siamo sotto di un 10-15%, un 12-13% per la precisione, di persone che hanno deciso di non fare il terzo vaccino, per tutta una serie di motivi, anche scientifici, soprattutto perché è stato dimostrato, e il primo a averlo detto è il professor Broccolo dell'Università Bicocca di Milano, che loro hanno le evidenze nei dati statistici che in certe fasce di età si contagiano di più coloro che hanno fatto tre dosi che non coloro che ne hanno fatte due. Ora, vedete, questo è un fatto grave, no? Quello di continuare a perseguitare gli italiani, sembra, ripeto, un fatto personale, e uno Stato non dovrebbe mai metterla sul fatto personale nei confronti dei cittadini. Non c'è più alcuna ragione, ma sembra proprio che voglia essere un fatto punitivo a questo punto. C'è il fatto di rincorrere questi italiani quasi casa per casa e volere a tutti i costi costringerli, anche se non c'è più alcuna necessità scientifica, a fare questo vaccino, o in alternativa a tenerli completamente fuori dalla vita sociale. E non solo, la cosa ancora molto più grave, noi lo sappiamo, fuori dal mondo del lavoro. Ragione per la quale noi dobbiamo continuare ad insistere sulla nostra battaglia. Non dobbiamo dimenticarlo, facendoci ammaliare dalla guerra, che pure è un problema gravissimo, ma nel contempo continuare a batterci per
per i nostri diritti, come faremo oggi a Padova e come io mi auguro avvenga in tante altre città. Con questo vi saluto e ci vediamo più tardi.